Amici di Radio Bruno, buongiorno a tutti voi. Sono Lozione Ferdi di Motor City per chi mi conosce da qualche anno, e oggi sono qui a Radio Bruno per intervistare il mio socio, anche se poi socio sulla di fatto non, non abbiamo una società, ma caro il mio Gabriele, detto anche Gabri dei motociocker sezione di nave appena fondata. Come mai questa idea di fare questa festa e chiamare poi me, che ormai è un vetusto anziano, però presente in questo mondo da qualche anno. Allora, questa festa ho voluto farla, data la passione delle due ruote delle, e abitando comunque a Nave, avendo le famosissime coste conosciute da tutti i motociclisti, ho detto perché non fare il primo raduno dedicato alle Harley proprio a Nave. E allora ho pensato proprio a te, visto che di feste sei esperto e eccoci qua. Sì, infatti devo dirvi che è nato tutto l'anno scorso eh, a Motor City nell'edizione numero 9 che eh, ho allestito alla fiera di Montechiari durante il corso del Festival dei Motori e mi si presenta l'amico Gabri col quale avevo condiviso poco della vita da motociclista, anche perché lui lavora il sabato, io il sabato invece mi diverto e la domenica devo portare in giro la zietta, quindi ci si vede raramente in moto, ma ci vedremo spesso in questi giorni, anzi a dire il vero sono sei mesi che me lo sto pippando, eh, che lui è più giovane quindi ha più forza di me, a parte il fisicone. E... Niente, io ho colto questa, questa sfida di Gabriele perché in questo mondo, ripetisco, ci bazzico da un po' di tempo, sia come organizzatore che come biker, perché facciamo anche la differenza tra biker e motociclisti. Lui è molto appassionato di una cosa che fa parte dei miei tre, dei miei tre hobby, motofoto, a lui lascio la terza, sempre di quattro lettere, e l'ha voluta fortemente in fiera perché dice che a nave... Il pubblico si aspetta oltre alle due ruote anche tante belle due gambe. Giusto Gabri? Giusto, non ci facciamo parlare dietro, eh, giustamente, perché di solito a questi raduni c'è sempre un po' di... <coughs> ah, aspetta, ti porto via il microfono perché lo vedo un po' un imbarazzato a parlare di questo tema. No, allora, la festa sarà, si svolgerà in due giorni. Inizialmente era uno, ma io ho detto Gabriele, se facciamo in un giorno solo c'è poca gente che ci viene a trovare, mentre noi la svolgeremo in due giorni, sabato 4 e domenica 5 eh, giugno a nave, a partire dalle ore 16 apriranno gli stand. Sia gastronomici che eh, di merchandising, quest'anno non saranno tantissimissimi quelli del merchandising, però vedrete che ci saranno tante belle novità o comunque eh, facce conosciute nel nostro mondo dei motociclisti e in particolar modo dei, degli arlisti e customisti. Eh, il Gabri è stato fantastico perché è riuscito a coinvolgere tutta la cittadinanza di nave portando un sacco di sponsor che ci hanno permesso e ci permetteranno di potervi offrire una serie di spettacoli parliamo del, dello spettacolo voluto da Gabriele chi sarà la prima band che si esibirà sabato sera alle ore 20, 21 allora la prima band che, che suonerà saranno appunto i Rotter Rockers che vengono da Vicenza, sono famosi nel rockabilly e vi assicuro di passare perché lasceranno veramente il segno Mentre la seconda serata ci saranno gli Strange Brew, che è un gruppo blues rock. Sono amici miei questi, ma li conosci anche tu perché ormai sono ospiti fissi di Motor City. In più avremo il sabato sera una sfilata, ma a dire il vero doveva essere di Pin Up, ma siccome le Pin Up ormai... Siamo stufi sempre solo di pin up. Abbiamo esteso questa opportunità a tutte le ragazze che vorranno sfilare sul palco perché avremo un fantastico palco all'interno dell'area Fest di no, Bravo. Eh, qualcosa deve dire anche lui perché è vero che io sono più vecchio, ma giustamente deve parlare anche il nostro amico Gabri. Quindi, il sabato sera alle ore 20 avremo una sfilata organizzata da Lady Sissi. Che poi per i più pruriginosi, dopo lo spettacolo dei Rotten Rockers farà uno spettacolo di burlesque. Burlesque ovviamente è dedicato a tutti i partecipanti, anche se anche lei è conosciuta nel nostro mondo perché con me organizza sempre queste sfilate di pin-up e quindi mm. bene. La sera dopo, prima del concerto, avremo l'estrazione di che cosa? Della sottoscrizione a premi tra cui questi premi ci saranno veramente Cose importanti, il primo premio infatti era il viaggio di due giorni, quindi due per notti più prima colazione per l'edizione non so se era 22esima o quando è comunque al Fakersi in Austria per la European Bike Week che si terrà dal 8 al 12 di settembre prossimo l'estrazione a premi sottoscrizione a premi e eh, verrà devoluto parzialmente l'incassato de, alla Easy Rider Olus dell'amico Gabriele Pattini che sarà presente appunto in fiera con uno stand con alcune motociclette realizzate appositamente per poter permettere ai ragazzi non fortunati come noi che hanno ancora gambe e braccia funzionanti di poter provare ancora a guidare una moto in un circuito ovviamente ristretto per evitare poi danni a terze parti. Il provare queste moto sarà gratuito, saremo noi che devolveremo parte dell'incassato per il discorso Easy Rider Orlus. Altra chicca del, dell'amico Gabri, che ripeto senza di lui non avrebbe avuto vita questa, questa fiera, eh, è stato presentarmi il socio, sempre socio per modo di dire, Ehm, che si preoccuperà del food e del beverage? Bello, è tutto in inglese del, per gli amici di nave: bere e mangiare. Insomma, ok. Ecco chi sarà il, eh, il nostro partner. Io lo so, ma glielo faccio dire a lui. Il nostro partner chi è il nostro partner? è il nostro partner? È la Giovanna SRL è detto così, chissà cosa pensa la gente. Ci sarà la Giovanna SRL perché ci sono anche le spa, ma quelle sono un'altra cosa. Il nostro partner si chiama Gianluca, che è il proprietario della calchera di nave e vi stupirà con i suoi piatti culinari. Diciamo, culinari sempre, vedete, l'amico Gabri non si smentisce mai, eh? Ragazze, culinari, 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 culinari. Noi le terremo basse perché io non ho ancora imparato a volare. Dunque, eh, cosa mi sfugge ancora? Cosa mi sfugge? Ah, ci saranno ovviamente delle hostess, ingaggiate sempre, l'amico Gabri. Amore. Lascia perdere, non ho organizzato niente con le donne questa volta. Anzi no, anzi no. Ci sarà la scuola classe, lo studio classe, con la pole dance. Attenzione ragazzi. Esatto, le maestre Lisa e Miki si esibiranno domenica sera prima dello spettacolo degli Strange Brew. Esatto, ma c'è ancora una chicca che manca di ragazze, giusto? Non lo so io, non so più niente. Io so solo che la domenica mattina ci sarà il... Motogiro, attenzione, vi vogliamo presenti, numerosi, e faremo, vi stupiremo con questo piccolo diciamo, motogiro. Esatto, questo motogiro che sarà il primo del Iron Biker Fest, che immagino e spero svolgeremo anche l'anno prossimo, verrà dedicato a un amico che purtroppo ci ha lasciato settimana scorsa, eh, un ragazzo di, di soli 45 anni, eh, che era molto più conosciuto dal eh, nostro amico Gabri, che ci ricorderà in due parole chi era eh, il Maci. Il Maci era un fratello, oltre che un amico, che era nei motor chocker della sezione di Barbariga e purtroppo aveva un mostro dentro di sé che ha vinto la malattia. E quindi saluteremo e ricorderemo il nostro caro amico Maci anche poi durante proprio l'Iron Biker Fest. Ciao Maci. Oh. Esatto, ciao Maci, da tutti noi ovviamente poi ti ricorderemo anche dal palco. Il palco che è di Mike Magic, che è un altro amico che è apparso tra l'altro mi sembra anche nella pubblicità di Gardalan, se non si può fare pubblicità, come Mangi <ride> faceva parte dell'esploratore, ma lui non lo vedremo perché lui arriva, monta il palco, le americane con le luci e tutto il resto e poi se ne va via. Probabilmente avremo anche un DJ, mio nipote. Nitesh, che però eh, fa il disegno davvero, non è che sia uno baobao micio micio, eh? E cos'altro dimentichiamo? Ma mi sembra che abbiamo toccato un po' tutti i punti, cos'è che manca? Chi lo sa, ma. Lo scopriremo. lo scopriremo solo vivendo. Ah, ovviamente ci sarà presente, non ovviamente perché non è vero che è una cosa ovvia, avremo presente anche Harley Davidson Brescia. Con i modelli 2022, anche se poi a settembre uscirà il 2023 perché loro all'americana avanzano e anticipano sempre i tempi. Ma io direi che svelare altro, no, anche perché queste fiere, queste feste sono sempre un divenire. Ci sarà probabilmente anche il bike wash se troveremo l'acqua per innaffiare le nostre ragazze immagini. Vedo, 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 vedo Marina che si sta coprendo gli occhi e eh, ha detto: No, mio marito non lo faccio venire. Perfetto, perfetto, perfetto. Ah intanto ringraziamo perché c'è anche il momento del ringraziare. Radio Bruno per questa possibilità che ci dà di pubblicizzare il nostro evento. Il comune di nave, perché ci ha dato l'opportunità, il patrocinio per poter eh, realizzare questo nostro sogno all'interno del parco che non è un parco dell'area feste in via Capra numero 8, che è a nave. Per chi arriva da Brescia può passare dietro. Il drink shop e proseguire, oppure arrivare fino alla rotonda dove c'era una volta l'ex sede della banca Valsabbina, girare a destra, ma comunque vedrete delle frecce che sto realizzando nel mio garage dei, 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 dei sogni eh, vicino alle mie motociclette. Ma io direi: se tu hai qualcosa da aggiungere, però lui ha già parlato abbastanza. Secondo me, eh, considerando. Ah, lui dov'è che lo trovate? L'ho trovato ovviamente all'ingresso del paese. e il suo showroom come si chiama perché io sbaglio sempre il mio showroom si chiama Artofer il mio atelier venite a farvi i capelli non guardate me che non ne ho più purtroppo noi facciamo parte dei Rockets vedete ecco perché io non so dove è il suo locale perché... no, no io lo so però vado poco da lui solo quando mi faccio dare delle spuntatine io... a, salutare, a, salutare. a salutare sì sì quello è sempre così quando passo davanti alla rotonda dove ha il suo negozio una sgasata due smarmittate <ride> e, e via che bella magliettina, dimmi che è un Harry Davison tu. Ma non lo so, guarda. sembrerebbe di sì. Sembrerebbe di sì. Molto bene, ragazzi e ragazze, amici di Radio Bruno, noi vi salutiamo, lo zio Ferdi e Gabri, vi aspettiamo, vi aspettiamo numerosi all'Iron Biker Fest, mi raccomando. Portate mamme, nonne e bambini perché ci saranno anche... Dei giochi, ah, dimenticavo ci sarà anche il tiro a segno. Chi volesse venire a sfidare lo zio con il fucile ad aria compressa ci sarà anche il tiro a segno. E poi, tanta birra, fiumi ragazzi! E rock and roll e merchandising, e merchandising ovviamente. Un saluto a tutti, lo zione e i Gabri.